apri il tuo tempo alla condivisione. Dona il tuo sangue. Scontata, quale ricordo ancora più ora dopo che l'hai rivista in video di quella vittoria del 2003? Beh, intanto ringrazio tutti per l'invito e faccio i complimenti per l'organizzazione, avendo la vista dal corridore e anche adesso dal direttore sportivo. I ricordi, vabbè, sì. I ricordi è una vittoria emozionante, bello, e però si gira pagina, si cambia capitolo. Ascolta, beh, è fin troppo semplice, è scontato dirlo, il tuo ruolo che continua all'interno di questa gara, nel senso che tu sei direttore sportivo di una formazione che l'anno scorso ha avuto la fortuna e con grande merito di vincerla con Filippo Rocchetti, quindi l'anno scorso si è festeggiato, e quest'anno, punto di domanda, quali sono i presupposti, visto soprattutto quello che è il nuovo percorso di gara? Beh, festeggiamo a prescindere, perché la gara è bella, siamo qui a partecipare, quindi che si vinca o si perda è sempre una bella esperienza esserci e partecipare. Ricordo che abbiamo vinto anche 2 anni fa con Tognati e ero in macchina come l'anno scorso, e insomma, sempre una bella soddisfazione, cercheremo anche quest'anno di far bella figura. Volevo fare con te un piccolo passo indietro, perché tu sei passato, se non sbaglio, con la Tenardi, giusto? Sotto la direzione di un certo Gianluigi Staglia, che è qui con noi oggi. E quindi vorremmo, da parte tua, anche qualche ricordo relativo a quei tuoi anni da prof. Beh, il ricordo principale con Stanga è stato ragazzi, non ci sono i soldi, però è un ricordo simpatico che mi riporto ancora oggi con i corridori, perché comunque è stata un'esperienza di vita e un'esperienza che poi, quando sono sceso dalla bici, ho capito le difficoltà di avere una squadra e le prerogative che ci sono in squadra, che sicuramente non sono i capricci dei corridori. Quindi è stata una bella parentesi, ricordo De Nardi, Domina Vacanze e poi 2 anni in Mirra, quindi primo anno delle squadre della categoria World Tour, Stanga l'ha fatto, quindi premio al valore, perché comunque non erano anni semplici, ma è riuscito a fare la squadra e io a partecipare in quella squadra. Grazie per questi ricordi, Mirko, non te ne andare perché c'è Andrea Cozza, presidente dell'Unione Ciclistica. Aspetta. Scusami. Allora, ecco. È vero che dicevo che non c'erano i soldi, ma ero per stimolare. I soldi c'erano e li pagavo puntualmente, però per dare una motivazione in più, no, un motivo in più per far bene. No, questo è lo scorso più bello della giornata, sicuramente. Bello. Quello comunque che mi è costato più di tutti è stato Gianni Bruno. E avanti terzo. E anche guadagnato bene stando con me. Due parole su Mirko. Mirko è stato un buon corridore, non voglio dire gli avversari c'erano, ma è sempre stato uno che si è fatto valere. E ha fatto una carriera più che dignitosa, e quindi mi fa piacere che adesso sia in ammiraglia, e ci sono molti miei ex corridori che adesso fanno i direttori sportivi, vuol dire che qualche cosina di buono sono stato capace di insegnare loro. Bravo. Allora, grazie ancora a Gianluigi Staglia, Mirko Lerma, che ti raggiunge il presidente Andrea Cozza, presidente dell'Unione Ciclistica Sorrizio, per consegnarti il cesto di prodotti tipici. E appuntamento con la colpa che Mirko Lorenzetto, ovviamente domenica 31 alla 53esima articola Sanremo. Mirko Lorenzetto! Apri il tuo tempo alla condivisione. Dona il tuo sangue.